Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fa assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Salve, bentornati ad un'altra puntata di Ma che bontà. Quest'oggi siamo allo Stretto l'Angolo e in nostra compagnia c'è Riccardo. Salve a tutti. Che ci mostrerà un piatto tipico che qua, diciamo, un piatto che va forte, sì. Vero? Te lo chiedo. Bravo, fammi vedere cosa ci proponi. Allora, oggi prepariamo risotto asparagi orata e i nostri ingredienti sono cipolla, del risotto arborio, degli asparagi, del filetto di orata, sale e peperoncino. Una domanda per curiosità, Riccardo, ti volevo fare. Ma come mai sono tagliati in questa maniera gli asparagi? No, li tagliamo così per un fattore visivo. Che sono estetica, diciamo. Proprio così cuociono molto velocemente. Quindi li può mettere in padella e cuociono in fretta. Fanno molto prima. Quindi dai, comunque è un piatto abbastanza semplice, no? Comunque sì. Gli ingredienti non sono tantissimi. No, per niente. Ok, allora andiamo a vedere in cottura. Ok, siamo qui, vediamo un po' la cottura. Gli ingredienti li abbiamo visti. Vediamo come vengono messi in padella. Prego Riccardo, allora, facci un po' vedere. Per prima cosa tostiamo il riso con della cipolla, peperoncino, ok, filo d'olio. Benissimo. Facciamo rosolare un pochino e poi aggiungiamo il nostro riso. Allora, abbiamo rosolato un pochino la cipolla, tostiamo il riso. Ah, quindi il riso viene direttamente testato così in padella, giusto? Sì. E poi aggiungiamo del brodo vegetale. Brodo vegetale. Quando arriviamo a quasi metà cottura del riso, aggiungiamo i nostri asparagi. Quindi a metà cottura? A metà cottura. Gli asparagi più o meno. Gli asparagi, il filetto di orata senza lische. Benissimo. E aggiungiamo dell'altro brodo vegetale per finire la cottura. In modo comunque che si cuociono direttamente in padella. Esatto, diciamo. Così. E più o meno quant'è il tempo di cottura totale del piatto? 10 minuti. 10 minuti. Ah, che bellezza, che bello. Molti colori vedo, eh? Sì. Sembra anche un piatto molto fresco. Sì, molto perché l'asparagio... Il bianco del riso, il rosso dell'orata e il verde dell'asparagio. Sembrava un piatto con la bandiera, no? Un piatto italiano. Sì, dopo si mette il rosso. Ok. Quindi direi comunque possiamo passare all'impiattatura dopo 5 minuti. Sì, assaggiamo il riso. Giustamente, dobbiamo assaggiare. Ma com'è la cottura, se ti piace al dente, se ti piace più cotto. Aggiustiamo di sale. E per ultimo? Per ultimo aggiungiamo una noce di burro. Benissimo, come mai? Perché lo mantechiamo. Rende il sapore un pochino più delicato, più dolce, crea una cremina. Perfetto. Già comunque si vede, già un po' più amalgamato, già molto più cremoso. Esatto. E direi anche molto più invitante, sinceramente. Ma dopo lo assaggiamo, vero? Certo. Allora, adesso che il risotto è cotto, lo andiamo a impiattare. Ma che meraviglia, Riccardo, buonissimo sembra, anche l'odore è ottimo. E come hai detto te, mettiamo il rosso per fare il tricolore. Quindi possiamo dire, è un piatto tricolore. Piatto tricolore. Quindi questo, essendo comunque un piatto a base di pesce, è un piatto molto fresco, comunque è un sapore delicato. Pesce fresco e possiamo dire verdure, pomodoro fresco alla fine e asparagi. Esatto. Questo è il piatto che Riccardo ci ha proposto quest'oggi. Io posso consigliare di accompagnarlo con un vino bianco, ovviamente dal sapore un po' morbido, come può essere uno Chardonnay, un Sauvignon molto blando, o addirittura un prosecchino extra good da pasteggio. Vi ringraziamo per oggi, alla prossima. Riccardo, salve a tutti, arrivederci. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai, Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fa assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà.